Lavoratrici e lavoratori dell'Agenzia delle Entrate sul piede di guerra a Cagliari, molti i punti che non vanno, a detta dei lavoratori, dal salario accessorio sino alla carenza di personale, anche carichi di lavoro esorbitanti. Silvana Cadeddu, lei è della CISL. Che cosa sta capitando, meglio, che cosa sta mancando? Sta capitando che l'amministrazione non si rende conto che così non si può andare avanti, perché siamo veramente in emergenza. Tra poco non si riuscirà neanche a dare i servizi minimi ai contribuenti, perché l'amministrazione continua a pretendere nel controllo gli stessi numeri. A loro non importa niente che siano diminuiti così un gran numero del personale, sia diminuito il personale, non importa. Su Cagliari e provincia quanti sono i lavoratori? Allora, noi abbiamo una realtà un po' particolare, perché noi abbiamo il Copelcam, ma il Copelcam lavora per tutta Italia. Quindi, facendo proprio riferimento solo agli uffici della Sardegna, noi da luglio del 2019 al 2021, da circa 1000 unità lavorative, diventeremo circa 700. Quindi un calo. Si parla di carichi di lavoro esorbitanti, in certo, che senso? Nel senso che l'amministrazione ha lasciato praticamente immutati, siccome noi abbiamo una lavorazione, programmazione e consuntivazione, nelle programmazioni e nel budget hanno lasciato immutato come se il personale fosse sempre lo stesso, e quindi chiaramente non ce la facciamo più. Quindi è per questo che, oltre che per, appunto, per gli altri motivi, perché poi alla fine si continua a incassare come prima, anzi, ha visto, a livello nazionale hanno incrementato di 3 miliardi gli obiettivi derivanti dalla lotta all'evasione. Insomma, sta dicendo qua gli stipendi non sono aumentati? No, ma non è gli stipendi, è il salario accessorio che ce l'hanno, che si deriva appunto dagli incassi che si fanno. Ecco, sono fermi nel bilancio dell'agenzia perché applicano il tetto di spesa della Brunetta, e a loro non importa niente. Ecco, Nicola Cabras della CGIL, si parla di salario accessorio. Ogni lavoratore in media a Spanner quanto deve rinunciare? Ma guarda, il tema è il salario accessorio, è uno dei temi, nel senso che la verità è che l'efficacia della lotta all'evasione fiscale passa attraverso davvero l'efficientamento della macchina delle agenzie fiscali. Quello è uno dei temi che si somma, nel senso che al momento si sente parlare tanto di lotta all'evasione fiscale, però poi mancano i direttori, mancano i quadri intermedi, manca il personale, bloccano il salario accessorio. Non c'è, come dire, un'azione reale sul personale di investimento per conseguire quei risultati che invece vengono dichiarati. Qui si parla di lavoratori statali con contratto a tempo indeterminato, quindi la questione del salario accessorio è una, i carichi di lavoro che voi giudicate stressanti. Ma non siamo, li giudichiamo noi stressanti, però bisognerebbe chiederlo anche agli utenti che poi vanno nei posti, nelle varie agenzie, e hanno tutti i problemi relativi alla carenza di personale, alla carenza di persone che mandano avanti le pratiche. Quali gli appelli? Cosa risolvere? Gli appelli è che bisogna smetterla di fare proclami e di parlare di cose così appese alla generalità degli argomenti. Se si vuole fare un'efficiente lotta all'evasione fiscale, bisogna incominciare a ragionare sull'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, magari incominciando a dire che ci sono un sacco di ragazzi che sono a spasso e che non lavorano, che invece potrebbero essere benissimo assunti dentro le agenzie delle entrate, e incominciare a parlare di come efficientare la macchina invece di lasciarla alla deriva e poi lasciare gli utenti abbandonati alle giuste lamentele.